Il Gran Premio di Francia è l'ottava prova del campionato del mondo 2019 di Formula 1. Dal suo ritorno lo scorso anno in calendario, la gara si disputa sul tracciato del Paul Ricard à Les Castellets, vicino Marsiglia. Lungo 5.842 metri, il tracciato è da considerarsi a medio carico aerodinamico, nonostante la presenza del lungo rettilineo del Mistral, ed offre curve lente da trazione e curve ad elevata velocità. In definitiva, è una pista molto tecnica, capace di mettere a dura prova tanto le monoposto quanto i piloti su ciascuna delle sue 15 curve. Secondo i dati fornitici da Magneti Marelli, il Paul Ricard è una pista di alta severità per la Power Unit, chiamata a lavorare in piena potenza per il 69% del tempo sul giro, mentre di media severità per il cambio, che entrerà in funzione 2279 volte nel corso del Gran Premio. Non è un problema il consumo di benzina, secondo le simulazioni. Per completare la distanza di gara sono necessari 105 kg sui 110 imbarcabili. La gomma anteriore sinistra, per la conformazione della pista, sarà quella più sollecitata e soggetta al graining. A proposito di pneumatici, Pirelli ha deciso di portare in Francia tre mescole intermedie: C2 Hard a spalla bianca, C3 Medium a spalla gialla e C4 Soft a spalla rossa. La differenza di tempo sul giro tra le tenere e le più dure è stimata in circa un secondo al giro. I punti cruciali di frenata sono tre: curva 1, curva 8 e curva 14, dove sarà necessario settare bene il ripartitore di frenata per evitare bloccaggi indesiderati, oltre ad avere un buon carico aerodinamico verticale ed un buon bilanciamento della vettura. Tra i piloti in attività, solo Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen hanno vinto il Gran Premio di Francia una volta a testa. In generale, ancora Michael Schumacher è il detentore del record per il maggior numero di successi nel GP di Francia, con 8 trionfi, seguito da Prost con 6 e Fangio con 4. Tra i costruttori, è la Ferrari a dettare leggi con 17 vittorie, con la Williams ferma a quota 8. Diverse edizioni del GP di Francia sono da considerarsi memorabili, su tutte quella datata a 2002, quando Michael Schumacher si assicurò il quinto titolo mondiale già nel mese di luglio, un record che difficilmente potrà mai essere eguagliato o battuto. Lo scorso anno vinse Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen e Kimi Raikkonen. Sebastian Vettel fu protagonista di un incidente con Valtteri Bottas in curva 1, ma riuscì comunque a terminare il GP in quinta posizione. 1 minuto 30 secondi 29 millesimi è il tempo della pole position 2018 di Hamilton. Vediamo cosa saremo in grado di fare noi. È l'ora di lanciarci nel nostro giro virtuale. È essenziale uscire alla più alta velocità possibile dall'ultima curva del tracciato. Andiamo ad aprire il DRS e ci spostiamo man mano sulla destra, superata la linea del traguardo, per affrontare curva 1. Stacchiamo a oltre 330 all'ora per lanciarci in un sinistra-destra velocissimo, sfruttando il carico aerodinamico dell'auto. Passiamo dalla settima alla quarta marcia per affrontare curva 3 e 4, sfruttando tutta la pista in uscita di curva 5 e affondando di nuovo sul gas in uscita prima di curva 6, per lanciarci sul rettilineo del Mistral, aprendo anche il DRS. Frenata di curva 8 con quasi 5 g di decelerazione, si passa dagli oltre 330 all'ora ai 170. Anche in questo caso è necessario sfruttare al massimo la trazione in uscita per lanciarci nuovamente sul rettilineo successivo, facendo scorrere la vettura e tagliando il più possibile i cordoli. In curva 10 bisogna dimenticarsi dell'istinto di sopravvivenza e fidarsi del carico aerodinamico. Si piega con il gas spalancato a oltre 320 all'ora. Curva 11 è eterna e sembra non finire mai. Si deve ritardare il più possibile l'apice per avere la miglior uscita possibile, combattendo con la forza centrifuga. Curva 12 è una piega verso sinistra da affrontare in terza o quarta marcia, a seconda dei rapporti scelti. Curva 14 e 15, le ultime della pista, bisogna sempre ricordarsi che comanda l'ultima curva. Scaliamo tutte le marce e ci lanciamo sul rettilineo del box, aprendo il DRS per la seconda volta. Chi farà la pole position e chi vincerà? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto a questo video, su tutti i nostri canali social e ovviamente al sito internet motorsport.com.